il Fabrizio Dallaglio mette, cita dei versi, cita, cinque versi da un testo che è qui nel libro. Ho bisogno nella mia vecchiaia di continuare a crescere bambino, di sentirmi un inutile idiota. Ho bisogno di fortemente credere nell'esistenza certa del mio Dio. Ci sono molti, qui si potrebbe veramente parlare molto, molto più di quando ho parlato Laura Garavaglia, prima che presentavo lei era padrona di casa, quindi a lei si concede questo. C'è giocato intanto il tema fondamentale che è nel titolo, il tempo di metterli in cammino. Si cammina sempre, milizia est vita hominis super terra, dice il salmista, cioè la vita è un cammino, è una battaglia continua. Ho bisogno nella mia vecchiaia di continuare a crescere bambino. Beh, insomma, qui si potrebbero evocare tanti modelli e tanti. Io penso subito al Pascoli delle prose del fanciullino, le famose prose del fanciullino, cioè, ma qui c'è in più la visione di un cristiano, la visione di uno che sente il proprio stare, il proprio crescere, il proprio bisogno di essere, ma se non sarete come bambini non toccherete il regno dei cieli, dice nel Vangelo, insomma. E poi alla fine parla dell'esistenza certa del mio Dio, sottolineare questo aggettivo possessivo, non dice nell'esistenza certa di Dio, e il mio non è un semplicemente per riempire la metrica di un verso, cioè dice anche il modo in cui uno vive questa dimensione della religione, molto personale. Forse ma tutti i grandi mistici erano eretici da un certo punto di vista, lo diceva anche Padre Turoldo, per citare uno di cui si è parlato molto in quest'anno, insomma, che cadevano 30 anni dalla sua morte. C'è sempre l'eresia della croce, c'è sempre il modo di mettersi in maniera propria, personale, autentica, rispetto a un mondo. Ce lo insegna Papa Francesco questo, no? Che sconvolge sempre i canoni delle attese di tanti cardinaloni e di tanti uomini di chiesa di cui lui contesta il comportamento ed è ripagato poi da un'ostilità notevole, no? Sappiamo le difficoltà che sta avendo. E poi questo inutile idiota, questo è un l'inutile idiota qui realmente richiama tanti passi di Guido Gozzano. Provate a leggere una poesia di Guido Gozzano, Totò Merumeni, insomma, ecco, si sente lo spirito di questo personaggio in cui Gozzano si identifica e in cui qui chiaramente il poeta si prende ironicamente per quello che sente di dover non, l'altericcia, quelli che si muovono cerretari alla ribalta, come dice appunto Guido Gozzano, bisogna abbassarsi, bisogna abbassare i